All'auditorium di Palazzo Sirena, Francavilla al Mare, in una notte di luna piena, c'è padre Georg Sporschil. La sua storia parte da Vienna, passa per i ragazzi delle fogne di Bucarest, adesso è in Transilvania. Per strada ha abbracciato il cardinal Martini, lo accompagna il direttore di Famiglia Cristiana, don Stefano Stimamiglio, ottimo interprete. Gesù era ricco o povero? Jesus war reich im Herzen, aber er hat einfach gelebt und war ein Freund der Armen. Gesù era povero, ma era ricco di cuore e ha vissuto in mezzo ai poveri. Und er hat die Armen geliebt. E ha amato i poveri. Noi siamo pronti alla possibilità della povertà. Wichtig ist, dass wir wissen, dass wir reich sind und dankbar werden. Importante è che noi siamo consapevoli che siamo ricchi e che siamo grati per questa nostra condizione. Und wenn wir reich sind, können wir für die Armen und mit den Armen viel tun. E se siamo consapevoli che siamo ricchi, possiamo fare tanto a favore dei poveri. Weil die Armen werden uns glücklich machen, wenn wir in ihre Nähe gehen. Perché i poveri possono renderci felici se ci avviciniamo a loro. Quando è stata la prima volta che si è avvicinato ai poveri? Ich komme aus einer Familie, die nicht reich und nicht arm war. Io sono nato in una famiglia con 9 figli, non ricca, nemmeno povera, ma ho sempre avuto a che fare con, diciamo, situazioni di precarietà. Ho studiato psicologia, sono 50 anni che ho a che fare con i poveri, con gli emarginati, con i carcerati, e ho capito che sono loro in realtà a farmi ricco.